No, metto il countdown dell'overlay, eccolo qua. Countdown dell'overlay, raga. 10 minuti. Scambio il monitor. Sono sul pacchetto. Ok, devo solo schiacciare X. Facciamo. Io faccio proprio così. Senza saper né leggere né scrivere. Allora, iniziamo dalla remark, raga, perché c'è Schmeichel bestemmio in cinese. Appena ho visto che usciva un giocatore, stavo già bestemmiando. Raga, aiutatemi a vedere con le nazionalità perché non me le ricordo tutte. Non faccio il nascondino da troppo tempo. Cioè, l'anno scorso ne avevo fatti 1840, quest'anno non ne ho fatto ancora nessuno. Allora, aspettate, giocatori. Mamma. Già il cuore si era bloccato quando stavo per fare Danimarca, raga. Immaginate le altre. Che cazzo è Icon? All'Icon. Finlandia, vai, ragazzi, alzatele voi le nazionalità che io eseguo, facciamo prima. Finlandia. Mamma, pure Finlandia che sbocco. Finlandia è passata. Ucraina. Sceva. Ucraina. No, Ucraina è passata. Mamma mia, è vero, c'è Nakata. Cacciamo sto Giappone, raga. Cacciamo sto Giappone, ti prego. Mamma, raga. Comunque è vero, così c'è più brivido. Perché quando esce il giocatore parte proprio il cuore. No, raga, quelle buone le facciamo dopo, però. Costa d'Avorio, vai, cacciamoci la Costa d'Avorio. Che Drogba pure mi è uscito un'altra volta. Ok, c'è sto il buon Fofana. No, 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 aspetta, che ho fatto? C'è solo il buon Fofanazzo. No, Robby, c'è più gusto così perché quando escono quelli scassi c'è più brivido. Cioè, boh, il cuore mi si è bloccato un paio di volte. Se muoio è colpa vostra. No, raga, le forti le facciamo dopo. Bulgaria, vai, vada di Bulgaria. No. Croazia. Croazia chi c'è? Ah sì, come che c'è? C'è Croazia. No. Romania. No. Raga, aspettate perché qua ci stiamo scordando qualche nazionalità di quelle proprio sbocchevoli, ve lo dico io. Questo lo facciamo dopo, questo lo facciamo dopo. Nigeria, raga, perché c'è Okocha che se lo trovo proprio sono solo bestemmie. Fatemi andare alla Nigeria, vi prego. Mamma mia. Allora. Ok, allora. C'è la Danimarca l'abbiamo fatta e non era. C'è la Serbia, la Fia, il Giappone l'abbiamo fatto. No, il Portogallo lo facciamo dopo anche se sono molto sbocchevoli. Repubblica Ceca lo facciamo dopo perché Nedved mi potrebbe piacere. Romania l'abbiamo fatto. Andiamo di Romania perché Romania c'è Agi che. Ok. Svezia. Tre Svezie di fila, devo fare la Svezia per forza. Mamma mia! Col brivido! Serbia e Ghana, Serbia, vai, Serbia. Ghana. Ma Ghana non è buono, però non c'è cosa, non c'è Sien che è buono. No, c'è qualche versione di merda. No. Irlanda. Irlanda, Irlanda. Poi c'è pure l'Irlanda del Nord, raga. Non scordiamoci l'Irlanda del Nord. Irlanda. Mamma mia, che brivido di nuovo. Dai, l'Irlanda del Nord la faccio dopo perché mi sa che è l'unico che c'è in Irlanda del Nord. Repubblica Ceca, va. Facciamoci sta Repubblica Ceca. No. Che manca? Raga, mi sa che mancano l'Irlanda del Nord e quella della prima schermata, vero? Ho scordato qualcosa? Mamma che sbocco l'Inghilterra. Messico, raga, c'è il Messico, c'è Hernandez.
Mamma mia, col prestito di merda. Mamma mia, col prestito di merda. L'Ucraina l'abbiamo fatta. Svezia l'abbiamo fatta. Ragazzi, ditemi se manca la prima schermata o ho scordato qualcosa. Ah, aspettate, no, manca la Bulgaria e Galles non abbiamo fatto, giusto? Scozia pure, ok, Bulgaria, Scozia e Galles. Allora, Bulgaria. No, Scozia. No, no, Galles c'è solo cosa? Che c'è nel Galles? C'è solo Giggs, no, c'è proprio. Mamma, pure il Galles non è che è proprio buona come nazionalità. Uff, Galles niente. Costa d'Avorio l'abbiamo fatta. Camerun. Vabbè, ma Camerun, ragazzi, non c'è solo Eto'o. Se c'è solo Eto'o nel Camerun me la tengo per dopo. Ragazzi, c'è solo Eto'o nel Camerun, vero? Se c'è solo Eto'o me la tengo per dopo, perché se trovo Eto'o, qualsiasi versione di Eto'o va benissimo. Cioè, sbocciamo. Finlandia l'ho fatta. Ah, andiamo con l'Irlanda del Nord, raga. Tanto l'Irlanda del Nord c'è solo un giocatore. Andiamo con l'Irlanda del Nord. Non è Irlanda del Nord. Ungheria l'hai già fatta, non mi ricordo, ma in caso la rifacciamo, raga. No, ma l'ho fatto Ungheria, sì, l'avevo fatto. Vedi in ordine. E Robby, come le vedo in ordine? Se mi dici come vederle in ordine. Raga, Nigeria l'ho fatta. Nigeria l'ho fatta però Goja. Svezia l'ho fatta pure. Russia, là, andiamo di Russia. Non è Russia. Da bici. Non ho capito, Robby. In che senso? Però dico, molte nazionalità non hanno le cose, le icone. Non mi ricordo tutte le icone a memoria. Scozia l'abbiamo fatta pure, raga. L'abbiamo fatta Scozia e Svezia. Top, top, dai, andiamo con le top. Mi sa che l'abbiamo finita. Ah, aspettate, Camerun, visto che tanto ormai andiamo alle top. Non è, purtroppo non è Samuelito. Allora, Serbia l'abbiamo fatta. Serbia l'abbiamo fatta e non c'era. Fatemi ricontrollare. Perché c'è Vidic nella Serbia, me lo ricordavo che l'anno scorso è stato il primo dell'Eco Swap. Raga, dovrebbe essere una delle top, non penso di aver scordato nulla. Io mi caccerei l'Inghilterra perché è uno sbocco. Mi caccerei l'Inghilterra perché è uno sbocco. E non è inglese. Non è inglese, raga. Non è inglese. Non è inglese. Dove andiamo? Dove andiamo? Spagna, Spagna, Germania, Messico l'abbiamo fatto, Scozia l'abbiamo fatto, Germania, Spagna. Raga, Germania o Spagna? Siete pari. Spagna, Spagna, Spagna. Va, avete detto Spagna. Va bene, raga. Non ci lamentiamo, poteva andare molto peggio, poteva andare molto peggio. Poteva andare molto 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 peggio. Tra l'altro è la mid. 6,30. 6,30. Raga, poteva andare peggio. So, costa 6,30, raga. Adesso, anzi, 6, uno solo ce n'è. 6,48 costa. Vabbè, raga, almeno. Sì, sbova, almeno 4,4 comunque si può usare. Pensate che l'anno scorso ho preso 3 Schmeichel. Cioè, questo in confronto è oro. Questo in confronto è oro. Mamma mia, io ho trovato Cruyff. E io lui volevo. Io speravo che non ci fosse niente in Spagna per andare proprio al Baby Cruyff. Su PC 8,79. Effettivamente è vero. Dipende da chi gioca da PC. Costa di più. Ho vinto la bet. Io ho trovato Lineker. Robby, sì, ma tu sculi sempre. Ah, dai, not bad. Dai, not bad. Not bad. Giusto per controprova. Vi faccio vedere che non l'avevo già. È l'unica icona della cosa.
Ragazzi, permettetemi solo un secondo di pausa per presentarvi okcalcio.com, un sito di magliette, guardate qui, magliette da calcio, vendono anche tute e quant'altro. Io ho già fatto il primo ordine perché c'è una grande promo natalizia, vi faccio vedere un secondo il sito, come posso vedere ad esempio ci sono maglie della Serie A, posso vedere maglie complete della Juventus, ci sono anche altre cose oltre le maglie, ad esempio le tute. Tutte, tra l'altro alcune bellissime ragazzi, non vi nascondo che quella tipo del Paris Saint Germain, la nuova della Jordan, mi piace tantissimo, guardate quanto è bella questa tuta, tutte con un super prezzo. E in più ragazzi c'è anche una super promo di Natale, la promo di Natale potete vederla qui, se vi interessa il sito guardate, ha tantissima roba, potete tranquillamente andare a scegliere la vostra squadra preferita di tantissimi campionati, tantissime nazionali. Ci sono anche maglie, retro e accessori, maglie dell'NBA, c'è davvero tantissima roba. Ma andiamo a vedere subito la promo di Natale, ragazzi. Eccola qui. Buon Natale. Saldi di fine anno, ragazzi. Eccola qui. Prima cosa, unitevi al gruppo di OK Calcio su Telegram. In più, con il codice Giammi avete il 15% di tutto il sito con ordini superiori a 20 euro e il 20% con ordini superiori a 120. In più, fino al 25 dicembre avete questa promozione qui, fino a 55 euro una maglia da calcio, fino a 95 due maglie da calcio, spedizione gratuita e così via per gli importi superiori. Davvero un'ottima idea di Natale, ci siamo quasi a Natale, quindi ordinate subito e non ve ne pentirete. A me arriveranno a breve le maglie, proprio poco prima di Natale, ve le farò vedere non appena arrivano, così potete vedere davvero la qualità di queste magliette. Torniamo subito al video. Eccolo qui ragazzi, il metodo per non farsi prestare squad battles. Quest'anno purtroppo non è come gli altri anni, che si arrivava a fondo campo, si teneva il tasto della difesa di palla e finiva la partita in quel modo. Quest'anno purtroppo quella metodo non funziona più. Cosa facciamo quindi noi? Vabbè, facciamo il primo gol, come vedete sono già 1-0. È inutile che vi faccio vedere tutto il tempo che c'ho, tutto il tempo che uno segna, tanto basta segnare. Arrivati a metà campo, aspettate che un attimo sarà la squadra avversaria, girate la palla in difesa, tornate indietro col difensore e iniziate a fare i ball roll così, a cerchio. Se, combinazione effetti il tempo, se riuscite a mantenere un cerchio o comunque a farli tornando verso dietro e quindi non andando verso avanti, il difensore non vi presserà praticamente mai. Ora vediamolo al volo. Purtroppo non è proprio FK questo metodo, quindi non potete lasciare il controller, però è già un qualcosa per non dover giocare la partita e far scorrere comunque velocemente il timer. Vedete, io vado verso dietro, il difensore non mi pressa mai, appena vado verso avanti accendo un po' di pressing, torno indietro, vedete che non mi pressa. Appena io faccio un qualcosa di diverso dal ball roll verso avanti, il difensore mi verrà a pressare. Vedete, guardate dove sta, come sta lontano. Se io vado verso avanti mi comincia a pressare, invece guardate, non mi pressa proprio. Io posso stare tranquillo, posso farlo fino al 90esimo, il tempo passa. Purtroppo non posso lasciare il joypad, però vedete, ora ho fatto un altro movimento, il difensore si è avvicinato, quindi ritorno al centrocampo e la ributto dietro. E così ragazzi finisce la partita. Altra cosa che potete fare, questa è un po' più complicata, infatti se volete proprio fare FK, che vi secca persino fare il ball roll, va bene. Però è più complicata, quindi cosa succede? Andiamo, prendiamo palla, io vi consiglio ragazzi di mettere comunque un giocatore un po' più forte, quindi cosa facciamo adesso? Lo faccio proprio vedere al volo, mettiamo ad esempio Osimhen che ha una bella forza fisica, tanto ragazzi l'importante è che partite con i giocatori che chiede, poi potete mettere chi volete per gli obiettivi, ma ora andiamo a vedere anche gli obiettivi, quindi diamo la palla a Osimhen, Osimhen ragazzi è per dire chiunque, cerchiamo di arrivare verso l'area di rigore avversaria, torniamo indietro, e non prendiamo nulla con Osimhen. Cosa succederà? Ok, adesso il difensore ci è venuto di lato e ha preso la palla. Se fosse venuto dalla parte di dietro, si schiantava alla schiena di Osimhen e rimaneva come incastrato. Rimanevano immobili due e finiva la partita in quel modo. Io non, preferisco il ball roll perché il tempo che perdo a mettere il joystick a FK, a difendere i contropiedi, eccetera, faccio prima a fare il ball roll per 90 minuti e amen.
Comunque, vediamo se riesco a farvelo riuscire al volo. Appunto, è più complicato degli altri anni. Allora, andiamo verso l'aria con Osimhen. Ok, torniamo indietro. Scatto. E ci fermiamo immobile. Ok, adesso di nuovo di lato ci è venuto, ragazzi. Se fosse venuto di nuovo alla schiena. Però vi ripeto, adesso devo difendere. E quindi io preferisco farlo col ball roll. Anche perché lasciate perdere che non segnano, che non segnano. Ma se dovessero segnare, poi siamo costretti a fare un altro gol. Quindi ci mettiamo col ball roll. Vedete, li ho fatti allontanare, così sto tranquillo. Non mi presta nessuno. Appena vado avanti, il difensore accende il pressing. Quindi torno dietro e mi rimetto a fare ball roll in aria, tranquillamente. Guarda, non pressa nessuno e la partita finisce. Ed appena non muovo più, il difensore viene a pressare. A poco si avvicinerà. Detto ciò, ragazzi, questo è il metodo velocissimo, ma adesso andiamo a vedere gli obiettivi, come farli velocemente. Questi sono gli obiettivi dell'EcoSwap, ragazzi. 6 partite a livello campione con argento, R divise, argentini, brasiliani e primo proprietario. Quindi, cosa facciamo, ragazzi? Basta fare 3 partite. Perché? Perché mettiamo argento dell'R divise, ad esempio, e sono 2 sfide, vedete, lo sto facendo insieme, siamo a 3 di 6, 3 di 6. Poi metteremo o argentini o brasiliani, primo proprietario, perché tanto ne avremo nel club, ragazzi, tra i non scambiabili, eccetera, eccetera. Argentini o brasiliani, primo proprietario, della seconda, e poi facciamo quella che rimane. Io cosa farò? Cosa sto facendo? Ho messo giocatori argento dell'R divise, così faccio queste due. Poi farò giocatori primo proprietario dell'Argentina, così farò queste due. E poi farò giocatori brasiliani della Liga NOS. Perché? Perché oltre quella mi vado a sbloccare quest'altro traguardo, che fa sempre comodo farlo. Mi vado a sbloccare questo qui. Questo qui mi vado a sbloccare. 10 partite con 7 giocatori della Liga NOS. Segna con i giocatori della Liga Portoghese e assist con la Liga Portoghese. Ho fatto già con 8 giocatori della Liga Portoghese, tutti nella fase offensiva, così che faccio questi obiettivi. E mi sblocco anche questo. In più, con quello dell'Eredivisie, se lo fate tranquillamente e state attenti, vi potete sbloccare anche questo qua. Quindi, se non avete già Openda, Ogushu e Bigelow, ve li fate tranquillamente con questi obiettivi. Stessa cosa vale per i giocatori del campionato portoghese. Voi te, sì, ma tanto non li userò mai, perfetto, ma sono 85-84 da buttare in un SBC. Alla fine li fate gratis. Non vedo perché non farli. Quindi, ragazzi, questo è il mio consiglio per fare velocemente gli obiettivi. In più vi sbloccate anche questo nel mentre, quando usate i giocatori argento. Vedete, ho qua pure questi, li ho quasi finiti tutti. Qua vedete che c'è scritto segna 10 col giocatore della squadra la settimana. Io lo faccio entrare dalla panchina. Ci faccio i 3 gol a partita per fare anche il salvatore d'argento. E basta, è tutto qui. Quindi vinci 5 partite, lo farete insieme a quello degli 11 giocatori argento. E questo qua 8 assist è venuto da sé con le prime 3 partite. Questo è il metodo più veloce per fare l'Econ Swap quest'anno, visto che con l'FK è più difficile. Alla fine si tratta davvero solo di tenere il J-pad in mano, mentre potete fare altro. Basta guardare un secondo la televisione e vedere che il difensore sia lontano. Solo appena si avvicina dovete tornare poco poco indietro e ricominciare tutto da capo. Per qualsiasi cosa scrivetemi qui sotto nei commenti. Grazie mille come sempre. Ciao ciao ragazzi.